Rieccoci su il nostro Death Stranding, quarto episodio. Siamo ancora in compagnia, giusto? Giusto, sì, io. Giustissimo. Ok, allora, perfetto, con Cristian e Graziano. Vediamo di raggiungere l'inceneritore. Abbiamo visto la fine dell'altro episodio. È questo il posto, Manteniamo sempre il nostro rigoroso silenzio nel momento in cui partirà una cazzino, una scena filmata, che sono molto lunghe, ma abbiamo mezz'ora di tempo per gestircele, quindi ce ne sbattiamo noi. Scusa, quel cartello, leggo Lucca o leggo male? Ucia! Ucia, perdonatemi, mi sembrava Perché una hai L letto da lontano. Lucca? Non sta Mi piovendo. sembrava una L da Ma non sta lontano. piovendo! E però vedi quelle nubi grigie là in alto? Sì, e quello mi sa che è territorio delle CA, quindi questa entità, quindi è territorio dei lucchesi. Sì, scusate se ogni tanto io faccio nominare Lucca, ma si è concluso da poco il Lucca Comics. E pioveva, e pioveva, Mi sembrava e avete troppo rovinato i costumi. Ecco rovinato. qui, cremazione, consegniamo il pacco, nostro menu di fine missione, persona da cremare. Non si è trasformata, è andata abbastanza bene, no? Direi di sì. Secondo me succederà qualcosa, arriverà la pioggia di Lucca. Penso anch'io. La pioggia di Lucca che scioglie le persone. Pensavo sciogliesse solo i costumi. Comunque, vediamo che accade. Bridge Baby che è Che andato a cos'è? marcire, la butto lì, eh. RBB-28. È l'unità che era stata assegnata a Igor. Era collegato a te quando ti abbiamo trovato nel cratere. E perché è qui? Ne è stato disposto lo smaltimento. Central Note è andata col nostro quartier generale. Perché quel coso non ha fatto il suo lavoro. È tutto nel registro di Igor. Ma è ancora vivo. Lo Può salviamo il essere bambino. riparato e non può sopravvivere fuori dalla capsula. Lo so che ti fa pena, ma ormai la decisione è presa. Deve essere eliminato. Il direttore ha dato il via libera. Da schifo. Sono circondato. Sarà per via dei cadaveri che non siamo riusciti a portare agli inceneritori. Sei nel loro territorio, purtroppo. Vuoi aspettare che spiova? No. Si avvicinano alla mia posizione.
Devo filarmela prima che si accorgano di me. Sam, se uno di quei cosi ti mangia, comparirà una voragine. Tu sopravviverai, certo, ma la zona circostante rimarrà un cratere. Mi è venuta un'idea. Sei difettoso. Bravo. Prendi tutti. Solo io c'ho un'ansia fuori dal normale. No, non solo tu. Occhi aperti e muoviti piano. Quindi col bambino puoi vedere l'entità. Vedi? Ci possiamo coprire la bocca in qualsiasi momento. Ma possiamo scappare dalla zona chirale, come vedete. Mente ansia, ragazzi. Tantissima. Dove? Dov'è il nostro, la nostra destinazione? È quella. Ok. Io non so a voi, a me sta piacendo tantissimo Death Stranding, perché è una tipologia che non ho mai giocato. Tieni il respiro. Allora, dal pad sentite dal microfono del pad sentite il bambino. Sì, è fantastico, si sente dal microfono del pad. In realtà c'è un altro gioco che tu, Christian, conosci bene. Ok, via. Voi guardatemi, che è Infamous e Consone, okay. Che tu mi hai prestato e cellulare suonava nel pad. Sì, quindi io devo chiederti una cosa, sì, ma tutto quel meccanismo, il braccio meccanico, lo attiva il bambino? Sì, da qua ho capito. Mi respiro, ci abbiamo vicino, dobbiamo imparare a scappargli a queste bestie qua. Allora, hai il fiore, guarda nella direzione dove arrivano le creature, forse. Sì. Secondo me sì. E quando diventa bianco così è perché sono proprio addosso. Però trattenuti il respiro forse troppo lungo, eh. Ma più che altro che ha spawnato addosso una di quelle creature là. Ragazzi, stiamo ancora cercando di capire come funziona il gioco in sé. Ci abbiamo le spalle adesso, che dici che sta facendo? E quando sbatte molto più violentemente vuol dire che è quasi addosso a noi. Prima ho trattenuto troppo il respiro, forse. Ok, un punto in cui scendere. Senza ammazzarci, possibilmente. Proviamo, sì. Sono delle orme. Livello di stress del BB in aumento. Beh, è fantastica sta cosa.
come facciamo a calmare il bambino? Voi sapete come calmare un bambino? Ci vorrebbe un biberon con del latte caldo. Ma non penso, non penso che funzioni. No. Proviamo a rimanere fermi. Si sta calmando. Non lo so quanto si stia calmando. Si è calmato. Sion ha anche fatto babysitter nella sua vita. Mamma mia, puoi metterlo curriculum. Sì, sì, ma sai che ogni tanto saltano fuori cose nuove di me, quindi. Queste impronte sostanzialmente mostreranno la strada da seguire. La strada per la scala di Igor. Penso che sì, ma questo Igor è troppo gentile. Nemici e scarichi di adrenalina. Come vi sembra Death Stranding a voi due che lo state vedendo per la prima? Ti diamo dei like a Igor, via. Sì, molto interessante, molto complesso la trama. Allora, il BB l'abbiamo disattivato, sembra, al momento, perché vedi che il fiore non c'è più, possiamo solamente chiamarlo per fare l'analisi. Però mi sta facendo pensare quell'ultimo messaggio via radio che aveva detto Cody Deadman: le creature ti mangeranno o compariranno a voragine? Eh sì, perché nel tutorial era già apparso che avevano mangiato Igor, appunto, che era l'altro corriere che, da cui abbiamo preso il BB. Però gli ha detto anche: tu sopravviverai, perché tu usi il bambino per tornare in vita. Ah, era riferito al fatto che tu comunque eri già in possesso di un bambino. Però adesso io non ho capito il cratere cosa comporta. Una nuova zona delle CA. Penso di sì. Ma questa volta useremo il... Però non è che si riferiva al fatto che tu... Hai visto che è andato via. Però il cappuccio? Non è che puoi sopravvivere oramai senza il bambino. Lo devi sempre avere a disposizione. Penso proprio di sì. Ecco qua, ora dobbiamo tornare in città. Guarda che ci hanno camminato anche sullo zaino. Sì. Però la tua teoria, Gra, potrebbe essere giusta. Quella che hai detto sostanzialmente, che ragazzi ricordo non è una teoria spoiler, è una blind run, quindi la stiamo buttando lì, no? Quella che secondo te sono feti giganti. Perché non ci sono i piedi, ci sono le mani, quindi camminano a quattro zampe. Mi dà da pensare sta cosa. Anche il fatto che sembrano collegati al cielo tramite un cordone ombelicale. E poi vedevi quel colosso là nel filmato iniziale. Sì, sì, quello che vi ho fatto vedere tra un episodio e l'altro. Che in pratica tutti i cordoni arrivavano alle sue mani. Sì. E lui praticamente mangiava Igor e creava il cratere. Il cratere io non ho capito se effettivamente è una sorta di... Una zona morta, sì. Una zona dove probabilmente l'inceneritore, c'è un cratere all'inceneritore, e tutte le volte tu rischi la vita andando all'inceneritore. O che siano attirati dal bambino queste creature che ti porti appresso, che ci sia il rovescio della medaglia, no? Che la tua difesa è anche la cosa più... Perché non so, sto pensando anche a questo, probabilmente sarà proprio... Ma le cose vive in generale le attraggono. Queste bestie ne seguono anche i cervi, uccelli. Sì. Ma quello che è vivo li attira. Contando che è un gioco di Hideo Kojima, del maestro Kojima, probabilmente ce lo spiegherà dopo almeno 30 ore, credo. Quindi... Ma sbaglio ci abbiamo messo molto meno a tornare in città adesso? Beh, perché sapevo la strada e non chiamavo... Cioè, sapevo la strada è un parolone, ma non chiamavo la bussola ogni 2x3. Siamo quasi a metà episodio, dici che è uno dei filmati che riusciamo a gestire quando ce lo faranno vedere. Ci proviamo, dai. Ci proviamo. Ok, vediamo se possiamo entrare in questa barriera. No. Dobbiamo entrare dall'ingresso principale, dalle porte, come Lucca. Come Lucca, lo so. Sai che tutti gli anni c'è qualcuno. Dire la stessa cosa. Sì, c'è qualcuno che si arrampica sui. Questi qui non ho capito cosa sono, però vedi che ti fanno degli scanner. Se non è qualcosa per il gioco online, magari. Beh, carico abbiamo consegnato, eh. Non voglio sentire la mentire.
Esatto. Ecco qua. Ritorna al centro logistico. Vedi la posizione sulla bussola. Naturalmente adesso abbiamo avuto il tracker sempre attivo, eh? Che non mi dispiace come cosa. Magari abbruttisce un po' il gioco a livello di video, ma non mi dispiace come funzionalità. No, no, anzi. Forse perché loro non volevano un cratere vicino a Knot City. Qualcuno dotato di Dooms si collega a un BB. Sentimenti e ricordi provocano un feedback come quello acustico. Paura e stress vengono amplificati. E così si rischia di finire in un posto da cui non si può più fare ritorno. Mi dispiace, ma quel BB è stato usato oltre ogni limite. Smaltirlo è l'unica opzione. Datti una ripulita e vai nell'ufficio della presidente. Dobbiamo parlare. Io voglio buttare una teoria. Non è che lui si affezionerà al bambino. È molto scontato, però. Stavo pensando. Questo deve essere il creatore del bambino. Perché tu stai vedendo i ricordi del bambino, da quello che ho capito. Ok, finita la missione. Ok, ricostruzione della merca. Abbiamo prima fatto un trofeo. Il nostro terzo trofeo dall'inizio del gioco. Sam, te l'avevo detto che le Dooms e i BB erano una combinazione pericolosa. Ah, forse è necessaria una doccia. Sei ancora coperto di chiralium. Non voglio che la presidente ti veda così. Di che diavolo parli? È morta. Sei arrabbiato. È per via di BB-28? Va a farti fottere, non sono il tuo fattorino. Beh, ad ogni modo direi che il BB ti deve la vita. No, siamo noi che gliela dobbiamo, te incluso. Come vuoi. Me ne prenderò cura io. Porgi i miei saluti alla presidente. Non ho capito se sono magari monitorati da una rete neurale e devono far figurare che è ancora viva. Essendo un gioco di Kojima ci sta, eh. Che lui comincia ad avere magari delle visioni quando dorme. È quasi ora di andare, Sam. Tieni. È una chiappa sua. Portalo quando dormi e io terrò lontani gli incubi. Io sarò sempre accanto a te. Buongiorno, Sam.
fiamme. Ti abbiamo tenuto a una stanza privata. Ringrazia la Bridges. Prova un attimo per ripulirti e lavare via il divano. Poi vai nello studio della presidente. Allora, dobbiamo capire come alzarci. Ispeziona modellini, usa lavandino, lavarsi è importante. Questa cosa strana per un essere umano, per noi uomini. Allora, esegui azione. Ah, scatta foto, guarda. L'ho avuto con gli occhi chiusi. Capita. Allora, indietro e si siede ancora. Vediamo dove dobbiamo andare a lavarci. Esegue una doccia. Ecco, signore, per voi sul canale di Sion Tru Silver apriamo la rubrica Donna Bianca Etero per il donna, nostro e donna madre cristiana. Perché? Che sforza l'uomo maschile nudo eterosessuale è cristiana. Così dice la, la signora, non so se possiamo fare il nome, ma penso di no. È molto famoso di questo periodo per un certo meme, quindi ci abbiamo capito. Bene. Immagino che ti stia dando una ripulita. Bravo, vieni nell'ufficio della presidente appena hai finito. Ti sta aspettando. Ma quello era un servizio per i bisogni, sì, che usciva fuori. Fosse un bidet, un WC o un lavapiedi. Io il bidet non lo uso, non lo uso. Ce l'ho in casa ma non lo uso. Così. Ci tengo che sia chiaro. Io non lo uso. La cosa inutile è il bidet. Francese. È da Amici del Giaguaro. Grazie. Bridget non è più tra noi ormai, ma la sua visione può continuare a vivere. Sam, ascoltami. L'America, il ricostruzionismo, il suo sogno non è morto. Non ne voglio sapere. Ecco il volto della nuova speranza, della nuova America. Amen. Mia madre non c'è più, ma io sono qui. E tu, Sam, sei qui anche tu. Sono 10 anni che non vi vedete, giusto? E in tutto questo tempo lei non è invecchiata di un giorno. Lui sa perché. Il mio corpo è sulla spiaggia. Non mi è concesso di invecchiare. Ma a te sì, Sam. Ti trovo bene. Allora fai sul serio. Vuoi ricollegare tutti quanti, tutto quanto. Qualcuno deve succedere a Bridget, Sam. Ma soprattutto, qualcuno deve portare avanti la sua visione per ricostruire il nostro paese. Samantha America Strand, la nostra nuova presidente. Un nuovo inizio per il popolo. Per la nazione, con la leadership di Amelie, ricostituiremo le UCA, le città unite d'America. È così che ricostruiremo il nostro paese. Ma per farlo abbiamo bisogno di te, Sam. No, me ne taglio fuori. Ho detto addio a tutti quanti quando l'ho detto a Bridget. Non ti abbiamo mai dimenticato, Sam. Tu sei andato via. Tu hai tagliato tutti i punti. Amelie ha messo insieme una spedizione con il meglio della Bridges 1 ed è andata a ovest.
guidati oltre i crateri e i territori delle CIA. Li ho tenuti al sicuro mentre cercavano i sopravvissuti. Non le è mai sfuggita una CIA. Le scorgeva da lontano. Abbiamo convinto una comunità dopo l'altra a unirsi alle UCA, lasciando dei nostri incaricati ad aiutarli. Ci abbiamo messo ben 3 anni, ma alla fine siamo riusciti ad arrivare a Edge Knot City. Siete arrivati al Pacifico? Accidenti. Sì, ma poi tutto è andato puttane. La squadra fu eliminata e Amelie fu catturata. Non mi tengono prigioniera in una cella, niente del genere. Posso utilizzare le loro strutture e parlare con te quando lo desidero, ma non lasciare la città. Tutto questo per garantire l'indipendenza di Edge Knot City. Almeno questo è quanto dicono i rapitori. Vogliono che le UCA li lasciano in pace. Amelie è la loro garanzia che noi continueremo a farlo. Chi sono questi stronzi? Gli Homo Demens. Un gruppo separatista militante. Comandano Edge Knot City. So chi sono. Terroristi che uccidono la gente lasciandosi alle spalle solo crateri. Esatto. Niente è impossibile per loro. Neanche provocare voragini. L'attentatore suicida che ha distrutto Central Knot era uno di loro. Può darsi. Estremisti come i Demens sono ovunque. Tramano nell'ombra. Sono individualisti per natura. Nessuna organizzazione ispira questi gruppi. Li accomuna solo l'ideologia. So che non tutti condividono la nostra visione per il futuro. Se noi americani non torniamo a essere uniti, l'umanità non potrà sopravvivere. Ho portato il messaggio di mia madre alla gente di ogni parte del paese. Però non tutti erano disposti ad accettarlo. Molte persone preferiscono rimanere isolate, stare per conto loro, vivere da sole. Come te, Sam. Credono che l'America possa solo essere ricostruita con la forza, da uomini che gli dicono che cosa fare, che li privano della libertà e li mettono in catene. Come le avete messe a me, eh? Non siete migliori dei Demens, siete solo un'altra setta. Quelle non sono catene, Sam. Ma simboli dei nostri legami. Ed è questo che ci serve adesso. Non stare separati, ma tornare insieme per formare nodi chirali e nuovi legami. Sam, vogliamo che tu vada a ovest per finire ciò che Amelie ha iniziato. Quelli che lei ha lasciato sul posto hanno attivato i terminali della rete chirale. Ma questi terminali sono ancora isolati. A noi serve che tu li metta in rete. E per questo ti serve un Cupid. Questo contiene tutti i protocolli operativi e di sicurezza per integrare i terminali nella rete chirale. Portalo con te a Ovest, Sam, e ricollega la gente della nostra grande nazione. E quando arrivi a Edge Knot City, trova Amelie e riportala a casa. Dopodiché, assumerò la presidenza per continuare il lavoro di mia madre e salvare il paese. Questo era il suo ultimo desiderio. Ed è questo che serve per progredire. Ti prego, Sam. Abbiamo bisogno di te. Mi chiamo Sam Porter Bridges, non più Strand. E poi non sono neanche parte in causa. Ed è tutta colpa vostra. Non voglio avere a che fare con te o con chiunque altro, mai più. Aspetta! Visto? È come se non esistessi, come è sempre stato. Sam! Sam! Sam, aspetta! Fermati! Ascoltami, l'America ha bisogno di te, di tutti e due. Coprire il mondo di cavi non ha messo fine a guerre e sofferenze. Non stupitevi quando tutto si sgretolerà se ci riproverete. Gira e rigira è lo stesso. Connettere, riconnettere, non è così semplice. Va bene, Sam. Adesso calmati, ho capito.
Non devi per forza decidere ora. Perché non vai a riposarti? Buona idea. Tutti dobbiamo riposare. Se aspettiamo troppo, magari finiamo per riconnetterci con l'aldilà. L'intervento di manutenzione è terminato. Per la messa a punto sono serviti degli aggiustamenti. Adesso lo puoi usare. Per una volta Dooms e BB sembrano un'ottima combinazione. O chissà, magari tra voi due potrebbe esserci una particolare affinità. Allora, ci hanno detto di girare mezza America e ricollegare tutte, alla fine salvare la sorella, che non può invecchiare. Perché è sulla spiaggia. Sì. Io ci sto capendo sempre meno, però è intrippante, quindi. Cosa sono i Dooms? Che è una cosa che mi sfugge. Deve essere la malattia che lui ha dentro. Da quello ho capito. I Dooms sono degli effetti virali che lui ha all'interno del corpo. Almeno così ho capito, poi. Poi sembra che stia giocando molto con le linee temporali, eh. Sam. Ascolta, tu sei Sam Strand. No, non è vero. Non più. Mi chiamo Sam Porter Bridges. È una parola strana, Strand. Strand può indicare un filo, un legame. Mentre Stranding significa spiaggiarsi a riva. Ed essere Stranded significa non poter tornare a casa. E ora io sono bloccata, Sam. Qui, sulla costa del Pacifico. A migliaia di miglia di distanza, il nostro legame resiste ancora. Tu sei libero, ma noi siamo ancora connessi. Non dirmi che non è così. Ancora capire perché si smanetta ogni volta che dorme. La stanza privata è dotata di ogni comfort, doccia, gabinetto, eccetera.
Entraci quando devi riposare, controllare l'attrezzatura o rivedere le informazioni. Se hai dei dubbi, chiedi pure al nostro staff. Ma prima di chiedere, perché non dai un'occhiata da solo? Scopri come lavora la Bridges. Ok, praticamente lui sembra che ci indica cosa dobbiamo fare, ma siccome abbiamo passato i 30 minuti di registrazione, io mi fermerei momentaneamente qui. Vi ringrazio di aver visto questo episodio, lasciate like se vi è piaciuto, iscrivetevi ai canali, che vi lascio in descrizione, compreso questo, per vedere quando continuiamo con Death Stranding, e ci vediamo alla prossima, giusto? Ciao a tutti! Alla prossima, ciao ciao!